Bentrovati amici di Obiettivo 100 e benvenuti qua nella mia libreria. Oggi abbiamo un ospite speciale. Riprendiamo il percorso che avevamo iniziato tempo fa parlando di musica, una delle mie tante passioni. L'ospite di oggi è Monica Minarelli, che fra poco ci raggiungerà. Monica Minarelli ha una carriera di tutto rispetto, è diplomata al conservatorio in pianoforte e canto lirico, ha frequentato i conservatori di Ferrara, di Bologna e di Cesena e nella sua lunga carriera addirittura ha fatto parte della scuderia di Luciano Pavarotti, ma di questo parleremo più dettagliatamente proprio con l'ospite stessa. Bene, bentrovati, ecco la nostra ospite, grazie veramente tanto per aver accettato il mio invito ed è un piacere sempre fare due chiacchiere con te, perché di parlare di musica non se ne parla mai abbastanza. Hai ragione, non se ne parla abbastanza, sappi che è cambiatissimo per me, visto che ti stimo molto, poi questo onore che mi riservi è molto importante, parlare di musica, esatto. Come giustamente dici. Esatto, partiamo proprio dall'inizio, dalla tua carriera che ho accennato prima in introduzione, sì. Ma voglio sentirla dalla tua viva voce, com'è nata la tua passione per il canto? Poi questa decisione di farlo diventare una professione. Sì, effettivamente le mie non erano intenzioni già predefinite, perché il pianoforte era un epicentro importantissimo della musica e poi gli studi che, sai, ho preso la laurea in lettere a mio tempo, lo studio del liceo, queste cose che già mi significavano tanto impegno, il conservatorio contemporaneamente, però cantavo la musica leggera. Questo era il mio grande passione, la melodia italiana, proprio la melodia che ora il sentiamo canto, un po', è stato quello un che po' era una volta, che adesso quella melodia, esatto, che ti si conserva nell'orecchio, esatto. Per giorni e giorni, che ti canta la notte, le serenate mentali. Mi piaceva questo e facevo i concorsi, i miei genitori mi portarono a tanti concorsi che facevano i pulcini ai bambini più grandi, pure in tutto in giro per l'Italia, sempre facendo attenzione che io però non mi stancassi troppo e dopo non studiassi, insomma. Però ebbi la fortuna di vincere tantissimi concorsi, ma di lì poi, sai, la muta della voce, così mi ero un po' azzittita. Mi sono trovata ad accompagnare al pianoforte una cantante di Milano, che già un soprano di Milano per me era, come dire, già una che era già semi-arrivata a certo livello, e l'accompagnai quando il maestro Campo Galliani, grande spartitista della signora Mirella Freni e del grande Luciano Pavarotti. Spartitista, spieghiamo per i non addetti ai lavori cosa significa. Sì, colui che ha veramente lo scibile di come va interpretato, letto uno spartito. Quindi sa come l'autore lo ha avuto, l'intenzione, lo ha comunicato dagli scritti che abbiamo, i nostri vari Allegro, con gioia, tutte queste, tutti i termini italiani, tra l'altro, bellissimo, tutti italiani, appunto, che non si tratti, se non proprio di spartiti in lingua tedesca, restano sempre tutti italiani, oppure negli spartiti, esatto. Stranieri. E questo maestro aveva queste conoscenze, nonché perché, anche se era molto datato, non perché lui potesse aver conosciuto gli artisti, ma perché aveva vissuto tutta la vita accompagnando cantanti, avendo una grande repertorio di conoscenza e di esecuzione. Quindi i grandi si rivolgevano a lui, o lui faceva le masterclass per imparare come davvero l'autore volesse. Quindi io faceva il consulente per Mirella Freni, che anche lei faceva parte della scuderia Pavarotti, perché... o meglio, lei era anche a sé stante, diciamolo, perché si sarebbe arrabbiata, lei non amava la definizione scuderia, diceva: ragazzi, non vi fate chiamare così, se no sareste pure dei cavalli di razza, ma sempre dei cavalli, sto scherzando. No, effettivamente, comunque questi grandi artisti, perché poi Luciano e lei erano fratelli di latte, quindi ebbero la stessa baglia, la stessa mamma. E dicevano: ma sarà il latte che li ha resi così straordinari, così bravi, davvero. Sì. Comunque loro, quando volevano studiare bene uno spartito, si affidavano a questo maestro. Che ti ha scoperto, quindi? Ma mi fece una masterclass, allora io mi recai, suonai neanche benissimo, ma c'era questa mia collega che faceva, appunto, le erano le nozze di Figaro, e non fece bene un passaggio, io glielo suggerì a voce, ma così, cantando mentre suonavo, gli dissi, avrei potuto dire in qualsiasi passaggio. Il maestro mi disse: ma lei canta o suona soltanto? Mi disse: ma veramente io suono, maestro, non canto. Venga domani mattina che la sento alle 9 in accademia. Maestro, io sono pianista, non vorrei, faccio musica leggera, maestro, non sono in grado. Ma andai alle 9.
e cominciò una storia, perché lui, non lo so se il suo fascino, la mia sensibilità per questa musica straordinaria, mi disse: sei già in conservatorio, con pianoforte, fai canto lirico. E quindi è stata un'occasione, dopo canto lirico. 9 mesi, circa 10, quasi un parto, mi fece fare l'audizione con il maestro Pavarotti nel suo concorso. Ma però... senza presentarmi lui però personalmente, mm-hmm, perché è persona molto super partes. Mm-hmm. E quindi... e quindi il canto lirico. La mia vita. Sì, il canto lirico è proprio un canto che con la musica leggera è... poco, cioè sì, sono molto diversi come impostazione. Certo, vedi, quando si tratta di essere seri nell'ambito di questo, dell'impostazione, come tu hai detto molto correttamente, i grandi cantanti di musica leggera hanno l'impostazione simile al cantante lirico, cioè studiamo la medesima situazione, la respirazione e il nostro fisico, si canta col corpo, ecco. Eh sì. E certo, però spesso, ecco, la musica leggera negli ultimi tempi non ha questa cura, probabilmente. No, non proprio. Ma poi anche il tuo ruolo particolare, perché tu sei un mezzo soprano. Il mezzo soprano, tra l'altro, se non lo sanno i nostri ascoltatori, ma spesso viene considerato quel ruolo per quelle voci che non sono dei puri contralti. Sì. E viene utilizzata anche in voci che nelle opere liriche sono personaggi maschili. Sì. Perché pensavamo soprattutto alle nozze di Figaro, vero. Ci sono questi personaggi maschili interpretati da donne che appunto vengono affidati al mezzo soprano. Certo. Ma il mezzo soprano è un ruolo in cui ti sei ritrovato o è stata una scelta? No, sai, sono le corde vocali che parlano, sono loro che scelgono per noi. E magari un tempo esistevano contralti e soprani e l'estensione musicale dell'orchestra non necessitava questa strada di mezzo che è il mezzo soprano, perché o stavi nel tuo repertorio molto scuro quindi lavoravi in quel senso o in quello molto più acuto. Quando l'orchestra ha cominciato ad alzare di molto anche l'intonazione di quel famoso la, alza di molto l'intonazione, chiaramente le estensioni vocali si sono venute dilatando, quindi il contralto è rimasto nella sua dimensione, ma non poteva più, diciamo, assurgere a dei toni mediani, così come il soprano non scendeva sui mediani e andava molto più verso gli acuti. C'è stato bisogno di inserire, che è nuova, diciamo nata dopo, sì, il suono del mezzo soprano. Infatti nei cori liturgici non esiste la figura del mezzo soprano. Esattamente, proprio così, perché è nata in relazione a questo fatto della tessitura dell'orchestra alzata, quindi la voce di conseguenza ha dovuto adattare la propria capacità vocale. Tu mi fai pensare una cosa, visto che qua abbiamo uno scenario meraviglioso. Ecco, Mozart amava moltissimo il ruolo dell'uomo, del personaggio maschile in vesti femminili. Lui era un bizzarro, sì, tra l'altro, no? Sono poi opere buffe quelle di Mozart, nella gran parte, quindi probabilmente... Solo, è certo, però non è che fosse che se ne facesse un baffo, diciamo, mm-hmm, si ironizzasse sul fatto, anzi... Era proprio questo mescolare, mi piaceva moltissimo, no? Moltissimo il suono della voce femminile in un ambito di abito maschile, ma l'abito maschile non è mai un uomo certo, mm-hmm, è sempre un personaggio, una quel ibrido che è carino, quel ibrido bizzarro, quella figura sempre, quindi sì, ecco, non soltanto lui, perché poi lo fa Bellini, perché poi lo stesso Verdi, pensiamo all'Oscar che abbiamo visto alla televisione recentemente, il ballo in maschera, insomma, hanno queste figure di donna soprano che fa, è una esigenza anche teatrale, mm-hmm, sinceramente. Ah sì. Ecco. E parliamo appunto delle nozze di Figaro di Mozart, che ti ha visto come grande protagonista in una versione del 94 a Ferrara con il grande direttore Abbado. Sì. Che emozione può essere stata far parte di un progetto così? Come tu dici, credo se non si tardi a vedere da me, beh, tra le cose più belle della mia vita, che sono questo enclave di anni magici con la lirica. E dunque devo alla signora Adua Pavarotti, che è stata un agente straordinario, come diceva Luciano, di lui stesso, del grande maestro Luciano, perché è una donna intraprendente, donna di famiglia per carità, ma molto intraprendente, una generalessa per quanto riguardava i contratti, e una donna che veramente ha fatto delle scelte artistiche molto importanti che mi hanno anche riguardato, quindi mi ha permesso l'audizione col maestro Abbado a Ferrara.
e poi questo ruolo. E le audizioni pazzesche che poteva fare un maestro Abbado, uomo sempre molto sorridente, ma anche ti intimoriva un sacco di tensione, perché, non lo so, secondo me forse il nome, forse trasudava questa sua capacità, e non stava molto tempo a provare con noi, va ricordato, perché aveva uno staff, un'orchestra incredibile, che poteva essere parte di Ferrara, parte se la prendeva dall'Austria, dei suoi pupilli, e lui mandava, lavorava sempre con un grande maestro che è Ronald Schneider, che tuttora io ho avuto l'onore di conoscere, siamo amici, molte persone lo hanno conosciuto, un pianista straordinario, e che conosceva passo per passo ciò che il maestro Abbado desiderava da ogni momento delle opere. Quindi si provava con lui, che era come provare col maestro Abbado, ecco. Poi il maestro arrivava alla ante generale, diciamo, e era bellissimo il tutto. Il maestro però mi fece l'audizione, e l'audizione più strana della mia vita, perché dentro il ridotto del teatro di Ferrara, meraviglioso, voi sapete, e Ronald Schneider stava al pianoforte da un lato, quindi figuratevelo, la signora Pavarotti non so dove fosse, ma dietro qualche colonna, e il maestro molto più lontano, io nel centro a cantare, e mi diceva spostami lì, spostati lì, spostati là, perché dall'ambientazione che davamo, dall'utilizzare lo spazio vuoto, lui si era fatto l'idea di come la mia voce avrebbe dovuto suonare come cherubino. Bellissimo. Cherubino, giustamente, il famoso ruolo, sì. Che tra l'altro in un ultimo allestimento hanno fatto una bellissima manifestazione a Ferrara per le nozze di Figaro, hanno portato tutti i cantanti in mezzo al mercato, ah, sì, intonando Farfallone amoroso, ah, certo, so più cosa faccio, questi qua, e Cherubino è un maschio, sì, è interpretato, certo, da un ragazzo, con tra l'altro una gamma acutissima, perché appunto se è un ruolo che viene utilizzato per un mezzo soprano, sentirlo cantare da un uomo fa un certo effetto. Sì, però, è vero. È bello questa duttilità di questi ruoli. Molto è molto, molto interessante, anche perché poi con il maestro, col maestro Kuhn, Gustav Kuhn, fece tante volte in Macerata questo ruolo, e lui ci teneva moltissimo all'analisi, con Barbara Frittoli, questa grande artista e amica, e poi con Paolo Antonucci, Stefano Rinaldi Migliani, con questi personaggi lavorammo tantissimo alle regie, dove veramente ti cambiava di pelle, nel senso che sì, sei una ragazza, ma figurati un ragazzo adolescente, lui fai la corte alle ragazze, sai, queste situazioni di una freschezza geniale, ma anche molto sensitiva e sensuale, come Mozart ha sempre gradito e detto che la musica è. Giustamente. Esatto. E dei tanti ruoli che hai interpretato, quale ti è piaciuto di più? Beh, ne amo tantissimi, io amo moltissimo i ruoli del repertorio tedesco, anche mi piacciono moltissimo, ci sono dei ruoli, per esempio un altro, il Componist dell'Ariadne of Naxos di Strauss, è un altro ruolo, sempre un travestì, sembra un altro di questi personaggi che proprio un personaggio molto goetiano, molto soffre perché vorrebbe essere il compositore, ecco, un personaggio così, oppure anche delle opere più moderne come Wozzeck, Marschner, tutte queste opere, certo, Carmen, mi riempie il cuore, Carmen e Carmen, adoro Il Trovatore, Il Ballo in Maschera, ma Carmen mi prende moltissimo, è davvero, è un ruolo, posso dire una cosa, si dice che il mezzo soprano, un po' per questa via di mezzo, abbia, c'è il ruolo dei ragazzi nel mezzo soprano, molto spesso quando interpreta la donna non sia sempre, diciamo, una figura di buon affare, ecco, e vedi le Carmen, è così, però sfatiamo anche questo, esatto, anche Il Trovatore con Azucena, sì, è una mamma tanto cattiva perché al fuoco butta il figliuolo, fa delle cose, sono zingare, sono un po' streghe, ma nel senso positivo, dico, di quelle donne. Sono dei ruoli un po' al limite, che però sono estremamente interessanti. Esatto, e vorrei sfatare il fatto di Carmen, che insomma è una donna di grande avanguardia, diciamolo, ora si celebra tanto questo 8 marzo, sì. parlate di come Carmen è veramente innovatrice, questo sì, come anche l'ha pensata, l'hanno pensata dei librettisti e un Bizet,
tanti anni fa, esatto, al termine dell'Ottocento, e avendo il coraggio di sortire dall'opera comique, uh-huh, uno scandalo così grande, no? Di questa personalità multiforme e un po' settata, un po' stravagante e poi decisionista al massimo. Beh, questi ruoli forse nelle moderne opere dei musical si vedono, io penso al Gobbo di Notre Dame, certo, quindi ci sono delle figure, la protagonista di fatto è una donna, questa Esmeralda, questa, certo, che affascina tutto verso il bene, perché fondamentalmente il suo ruolo è quello. Anzi, cioè, appunto lei verso il bene, come tu giustamente mi dici, non è la storia di Carmen, però, e non è la storia di certo tipo di personaggi, però a dispetto del fato, esatto, quella è la strada che decide di intraprendere. Bello. Sì. Tu avevi dei cantanti, delle cantanti di riferimento, oppure hai una collaborazione che ti è rimasta nel cuore? Sì, tante collaborazioni. Non... Io ho amato moltissimo il maestro Bruscantini, e nell'ordine i miei maestri sono stati più al maschile che non al femminile. Comunque il maestro Bruscantini, che solitamente non faceva tanto lezioni alle donne, ma agli uomini, perché lui diceva: sono contento che tu sia mezzo soprano, perché somigliamo di più tra baritono e il ruolo di mezzo. Poi era un uomo di una grande, cioè, diciamo che avevamo delle somiglianze, oso dire, dal punto di vista della grande passione per lo studio. Il maestro Bruscantini diceva: il talento pochissime persone in via eccezionale lo possiedono, è lo studio che associa al talento, che ti fa. Non ci sono persone che hanno la fortuna di, se Pavarotti, ecco, forse i grandi, Domingo, questi personaggi, la signora Freni, però ma chi ha studiato più di lei? Voglio dire, sì. Hanno studiato sempre tantissimo per sviluppare un talento che ti viene dato dalla natura, dal buon Dio. E poi resto è passione. È un lavoro incredibile. Quindi Bruscantini diceva: io non sarei, credo, nessuno se non avessi avuto la voglia di studiare. E lui diceva: se non avessi incontrato Kraus. Ciascuno, sai, come un rimando, ciascuno rimandava all'altro. Queste persone di molta umiltà, no? Franca Mattiucci è invece un'altra donna, una donna che mi ha aiutato molto, mezzo soprano, tuttora vivente. Lei è tuttora un punto di riferimento quando, anche se insomma le distanze ci sono e così, però quando ho dei dubbi, dei pensieri, mi rivolgo a lei e studiamo insieme. Il maestro Pavarotti è stato un prodigio, ecco, da questo punto di vista, e la strada avrebbe forse potuto continuare ancora qualche anno prima della sua, diciamo, prematura morte, ma sappiamo tutte le cose che sono accadute, un po' da gossip e un po' no. Pavarotti rimase anche molto solo, e noi che eravamo stati i suoi ragazzi e tutti anche gli amici del Pavarotti and Friends furono veramente allontanati da lui negli ultimi anni, e questo è un peccato, però ci ha dato delle lezioni di vita straordinarie. Ci rimane nella storia, esatto. Lezioni pazzesche. Sentire parlare del canto, della passione del canto con questo entusiasmo significa che quindi cantare fa bene alla salute. Ed è questo l'argomento su cui vorrei andare ora. Sì, Cristiana. In che modo il canto ti tiene bene, cioè ti tiene in salute, favorisce il benessere? Sì. Perché secondo me questo è un grande messaggio da far passare. Hai ragione. Guarda, io ti ringrazio, perché poi tu, noi abbiamo parlato talvolta e hai sempre condiviso questo punto di vista, che è il punto centrale. Ho fatto dell'esperienza, d'accordo, non sono qui a ingessare nulla della mia storia. Io vorrei far arrivare questo messaggio come tu vorresti, ne abbiamo parlato. Cantare pensando, canto come dicevo prima, con il corpo, fa bene. Cantare è un equilibrio di una respirazione, di un sistema dei muscoli del nostro addome, di una testa che sta più calma di quello che il mondo attuale ci sta rendendo. Il non cantare più tanto, come succede negli ultimi tempi dell'opera, per me, per esempio, altri colleghi, ci ha più facilmente ammalati. È verissimo ciò che ti dico, ci ha molto più ammalati l'artista, professori di orchestra che suonano i fiati fanno parte di questa statistica, perché chi più di un insegnante, come diceva la carissima
perdonami, in questo momento il lapsus, comunque il marito Verzari, ecco, mm-hmm. insegnante di tromba, Mariella De Via. Ecco, marito insegnante di tromba, lei esimia, straordinaria cantante lirica, soprano lirico leggero, diciamo così, lei diceva: senza l'impostazione che mi ha dato nella respirazione mio marito, non saprei come avere fatto scaturire una carriera del genere. Allora, per cantare bene, non sono io l'esempio, dico che cantare bene significa sapere respirare profondamente, usare tutte le capacità che la respirazione ci ha avremmo dalle doti del nostro meraviglioso corpo, usarle tutte, quindi collaborare coi muscoli, conoscere che cosa succede nel nostro corpo se non respiriamo totalmente, e attualmente lo facciamo sempre. Tu non puoi cantare o fare l'attore che porge impostato se non hai respirato in modo esauriente, non puoi cantare una frase melodiosa se non hai respirato in modo esauriente. Pensiamo a quante volte facciamo un respiro serio, non profondo ma normale, lungo quanto la nostra capienza polmonare, mentre parliamo, mentre parcheggiamo, mentre camminiamo, mai, e ci si ammala. Mm-hmm. Ecco, è proprio questo, è vero. E c'è un riferimento, una scuola particolare che dicevi che fa queste riflessioni sulla salute, sul benessere, sulle tecniche di respirazione. Beh, questo, se uno volesse, io invito tutti provare che cosa significa imparare a... Venite a cantare. Ci sono scuole dovunque, qua a 100 siamo pieni. Ecco, è imparare a cantare con questo livello, ecco, di conoscenza della respirazione. Non vi preoccupate se vi si comincia a parlare di pancia, di diaframma, uno dice: ma come sto respirando? Ma sì, ma le corde vocali, la gola, sono l'ultimo punto interessante per cantare, sì. Perché sono un veicolo di passaggio, loro passano, cioè fanno, una volta che hai impostato bene la tua respirazione, ecco che l'aria fuoriesce e incontra le corde, le quali non fanno altro che vibrare, e fuori il suono esce, poi dopo c'è tutto il resto, il teatro è qua. Sì. È la maschera, ecco. Però quanto è liberante cantare. Ma quanto è bello, ma quanto è importante, quanto è di appoggio. È una cosa, perché yoga, sì, senza nulla togliere. È vero. Ma fate canto, sì, ma facciamo canto. Che... Quando si diceva canta che ti passa, non è semplicemente un modo di dire. No, non lo è. Verissimo. Cantare al cantare è vero, favorisce il benessere, butti fuori le brutte cose, i pensieri. Brava, soprattutto anche questo. Cioè, scarichi quello che ristagna, che poi sono le... Perché non puoi cantare se sei troppo teso. No. Non puoi cantare se sei troppo nervoso, neanche se sei troppo flaccido. Allora, troviamo un equilibrio. Viene sempre da pensare al respiro col naso, che è chiaro, come farebbe un atleta, come fa un ginnasta, un atleta. Quindi una cura fisica, bisogna amarsi un po' di più, cioè, non è solo per il magro e il grasso, bisogna amarsi fisicamente, bisogna conoscersi e amarsi, no? E che bel messaggio questo, sì. E spero di dire bene. Ti ricordi che cercai di parlarti di una personalità incredibile, che forse conosceranno anche i nostri ascoltatori, che è un otorino laringoiatra francese, il quale Alfred Tomatis, mm-hmm, ha fatto anche una scuola. È stato spesso preso un po' in scarsa considerazione magari dal cantante in sé, perché tosto, come studioso e scienziato, partiva dal dire: ma io sono sicuro che se questo orecchio lo useremo e questa gola le useremo, muteremo le in benessere invece le difficoltà dei dislessici, dei discalculici, eccetera. Queste che sono le tematiche tanto moderne, supereremo le depressioni, supereremo problemi neuro... Com'è tutto collegato? Comunque è vero, i balbuzienti quando cantano non balbettano, quindi evidentemente la potenza del canto serve a qualcosa. È vero, sì, quindi quando lui comincia fu un po' così sconsiderato, poi cominciò a far capire delle cose molto importanti, perché una cosa è sentire, e lui parte dall'orecchio, poi noi lo analizziamo e vediamo come ci spiega tutto anche da questo
percorso dell'orecchio ci fa passare la laringite, diciamo che sta dicendo. Allora, come è tutto importante? Tutto legatissimo. L'orecchio, una curiosità. L'orecchio, si dice, ma io non posso cantare, non ho orecchio. Che in realtà è un po' un falso mito, perché le note sono frequenze, quindi le percepiamo un po' tutti, però ci sono delle persone particolari che hanno una caratteristica che si chiama l'orecchio assoluto. Esistono? Sì, non sono del tutto convinta di questo, perché fatto sta che le persone che hanno l'orecchio assoluto hanno comunque un background di esperienza musicale. Mm-hmm. Io credo che tutto derivi dall'esperienza. Perché non esiste neanche lo stonato cristiano. Ah, è vero, questo senso. Quindi, non è altro. Possiamo cantare tutti. Quindi, Giorgio, anche tu non è vero, non sei stonato, sei semplicemente non allenato. Vabbè, è verissimo. Sì, no, è un nulla nel lamento. Non esiste persona che sia realmente stonata, esiste persona che non è abituata ad ascoltare. Sì. Noi ascoltiamo noi stessi con l'orecchio interno. Mm-mm. Gli altri ci ascoltano con l'orecchio esterno. Quando emettiamo un suono, gli altri ci sentono stonati, magari chi sta cantando, che non ha fatto esercizio, non si sente stonato, ma perché non ha fatto ancora esperienza di come rendere consimile il suo suono a quello che è intonato. È solo un lavoro, un esercizio, perché nell'orecchio c'è il vestibolo e c'è la coclea, lavorano loro due, sono i due responsabili anche dei nervi, dei muscoli degli occhi, dei muscoli degli zigomi, del fatto di alzarsi in piedi e stare in equilibrio, sì. No? E dell'effetto che il muovere il capo o i suoni ci generano, diciamo, nell'ambientazione nella quale ci troviamo. Quante cose sono nell'orecchio? Nell'orecchio. Allora, capisci che l'esercizio parte tutto da lì. Cioè l'esercizio, io mi ascolto, io mi sento, qualcuno mi sente, o io sento te che canti bene, ti voglio. Voglio rintracciare cos'è il senso del intonato. Per questo dicevo, per me l'orecchio assoluto, chi è più facilitato, ma sicuramente avrà fatto dell'esercizio, perché non nasci così, a mio parere. Quindi a che possiamo consigliare il canto a questo punto? Come disciplina anche sportiva? Mamma mia, a tutte le persone. A tutte le persone. Che amano la bellezza, mi viene da dire. Sì? Sì, e che vogliono donare bellezza, brava, che amano la bellezza, un discorso non solo di estetica, ma di umanità, di trasporto. Sai, con i bambini, i quali il canto lo amano, cioè perché col canto loro si esprimono anche senza che tu provi a farli cantare e sono molto bravi e trasportano subito, hanno sempre molte capacità e i bambini devono cantare, cosa che hanno perso. Hanno perso in questi anni, non cantiamo. Non voglio farle troppe polemiche, ma polemizzo, mi dissocio in totale di questo modo di cantare, questo repare, questo, ma non mi raccontate che sono melodie, non mi raccontate che fa bene. Non fa bene all'anima, non mi fa bene. Sanguinano le orecchie. Ma veramente, non dov'è la melodia italiana? Ma dov'è? Un bel canto, ci dov'è? Siamo famosi in tutto il mondo, no? Dobbiamo recuperarlo. È vero. E andiamo dagli anziani, quando loro pure in condizioni, parlo proprio di andare in certi pensionati, e si fa, magari ti esibisci un po' per loro e cantano con te, sì. Ricordano molto più di quanto è tu vero, sappia. È vero. E da pure dei loro stati un c'è po' un gancio per il loro così. Passato, per ritornare, per far uscire le memorie. Sanno tantissimo e veramente in quel momento riqualificano la loro memoria, come tu dicevi. Che bello. E questo con delle persone che hanno delle disabilità, dei ragazzi. Ci sono presenti di musicoterapia. Certo. Anche qui nella vicina Pieve, quindi so che le hanno attivati per ragazzi con DES o comunque con DES. Certo. È molto importante. Quindi i progetti futuri che tu hai? Beh, da questo punto di vista ho dei collegamenti con Ferrara per fare questo tipo di lavori, ecco, con alcuni ragazzi che hanno delle problematiche. Mm-hmm. Ho in progetto un'opera che sarà il Barbiere di Siviglia a Bologna, ma non sarà presso il Teatro Comunale, presso il centro, il circolo, come si chiama, il Teatro Mazza Curati Aldrovandi, che è un piccola chicca così. Sì. E poi dovrebbe esserci un'opera ancora più avanti, sto zitta perché ancora il contratto non l'ho
visto, non si sa mai che, sai, siamo superstiziosi un po' superstiziosi, sì, perché mi si vengono smentiti con molta frequenza, purtroppo. E il mio impegno adesso è soprattutto nella scuola, mi sono recuperata come insegnante, perché in attesa che il teatro sia anche un po' più economicamente produttivo, ovvero per noi musicisti. E, insomma, abbiamo visto tante cancellazioni quest'estate all'Arena di Verona, che è l'Olimpo della bellezza del teatro, però. E conto in qualche contatto, ecco, con l'estero, perché mi sono sempre trovata e ho sempre avuto un ricevimento di grande generosità e calore presso il Giappone. Io so che tu ogni tanto fai anche piccoli spettacoli, soprattutto qua a Renazzo, li abbiamo visti in passato. Ecco, quindi invito tutti gli amici di Obiettivo 100 a seguire il nostro calendario degli eventi, perché quando ci sono queste cose ovviamente verrà tutto messo. C'è qualcosa che c'è già in programma per il prossimo anno, sempre con questa... Sì. Ma dunque, ci sono delle problematiche. Io collaboro molto, tu lo sai, con gli amici di Renazzo, esatto. Una carissima amica che è Anna Gilli, e abbiamo delle difficoltà per le sale proprio che ci possano ospitare. E la logistica ci dà dei grossi problemi, perché là dove l'ambito della parrocchia... Ci sono delle, il teatro, il teatrino, sì, dove ci sono delle, proprio delle possibilità, delle difficoltà di abitabilità, come possiamo gestirci? Allora, sai? Dobbiamo tifare perché ci finiscano i lavori al Teatro Bargatti. Davvero. Sappiamo delle difficoltà sui lavori, recentemente si è attivato anche il sindaco per i rallentamenti, quindi dobbiamo veramente tifare che riapra questo gioiello. Davvero lo era, lo è. Bene, in attesa di rivederti presto sul palco, noi invitiamo tutti gli amici di Obiettivo 100 a continuare a seguirci sui nostri canali, a recuperare le eventuali interviste passate, e adesso salutiamo e ringraziamo ancora Monica per averci fatto queste due chiacchiere. Sono io a ringraziarvi, e davvero con entusiasmo, vi prego, cantiamo, vi prego, è bellissimo. Qua qui capita di vedere chiunque cantare in questa libreria. Ma infatti, e questa è la bellezza della tua scelta e del tuo modo di avere così aperto ad ampio raggio il senso culturale ed artistico. Giusto. Bene, grazie, a presto. A presto. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti, lascia un mi piace e ricordati che puoi guardare altri dei nostri video proprio qui sotto.